Mai come in questo secolo l'immagine ha un'importanza spaventosamente grande. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, con quelle foto ultra fighissime che postiamo, dove ci siamo messi in posa tipo 281 volte prima che la foto uscisse decente, per poi aggiungere qualche filtro e finalmente pubblicarla per mostrare a tutti quanto siamo belli, bravi, importanti e disperati. Sì, disperati, perché se hai bisogno di dire agli altri quanto sei figo, c'è qualcosa che non va, non si campa del giudizio altrui, perché il giudizio altrui non ti fa campare, ti ammazza. Ormai per me è finita. Questa cosa molto diffusa si chiama complesso di inferiorità, ovvero sia la ricerca spasmodica di avere un valore di fronte agli altri. E Gesù questo complesso lo spiega con un esempio. C'è un tizio invitato alle nozze che si va a scegliere il primo posto, quello davanti a tutti. Ma perché si va a scegliere il primo posto? Perché è davanti a tutti, e così lo vedono tutti. Ed è il posto fatto dello sguardo altrui. Ma c'è un problema, che il posto se l'è scelto lui. E se chi lo ha invitato non lo vuole lì? Anzi, è meglio che ce ne andiamo. Infatti Gesù continua l'esempio dicendo che sicuramente arriverà qualcuno più importante di lui che lo farà indietreggiare. È meglio che se ne andiamo! E quello con una vergogna assurda dovrà occupare l'ultimo posto, perché nel frattempo gli altri si sono tutti occupati. E il complesso di inferiorità aumenta. Ora tu dimmi se vivere in funzione degli altri non t'ammazza. Tanto per me è finito. Certo che t'ammazza. E come si esce da questa tortura? Che bisogna fare? Bisogna restare davvero sempre in fondo? Occupare sempre l'ultimo posto? Non pubblicare più niente sui social? Non mostrarsi più a nessuno? Non uscire più di casa così siamo sicuri? Aspetta! No. Questo è l'estremo opposto. Il Vangelo dice di partire, e sottolineo partire perché non è fermarsi, dall'ultimo posto. Perché in realtà il posto in questa festa non lo scegli tu, lo sceglie chi ti ha fatto l'invito. Scelgo con molta attenzione. Infatti Gesù dice che se ti scegli l'ultimo posto non resterai lì, ma chi ti ha invitato ti farà andare avanti. Perché è lui che decide il tuo valore, non tu, e nemmeno gli altri invitati. In altre parole, qualcuno ci ha invitato a questa grande festa che è la vita. E tu dove ti sei messo? Davanti a tutti, elemosinando attenzione agli altri, o dietro tutti, dove è un altro che sta davvero attento a te e che ti farà mettere più avanti? Perché qui l'unico sguardo che dobbiamo veramente considerare non è quello degli altri, ma quello di Dio.